4 novembre 1956. Carri armati a Budapest. Inizia la repressione contro le manifestazioni per l'indipendenza e la libertà del popolo ungherese. La rivolta democratica contro i dirigenti imposti dall'Unione Sovietica era partita dagli studenti il precedente 23 ottobre, poi divenuta data della festa nazionale. Ma il tentativo di prendere in mano la propria sorte in modo pacifico allora venne soffocato nel sangue. Immediatamente nei paesi occidentali si levò un forte sentimento di solidarietà, ma i governi di Europa e Stati Uniti, ritenendo troppo grande il rischio di un conflitto esteso, abbandonarono l'Ungheria al suo destino, lasciando indisturbato l'invasore. Lo scontro, con una resistenza eroica soprattutto da parte dei giovani, proseguirà fino al 10 novembre, con un bilancio di 700 militari sovietici caduti, dall'altra parte più di 3.500 vittime e 200.000 ungheresi in fuga. Per chi rimase, la sorte fu di un altro trentennio di dittatura comunista. L'audace e commovente esempio sarà seguito 12 anni dopo dai protagonisti della Primavera di Praga, ma l'esito non cambierà.